Marco Spaghetto l'assassino. Ecco qua. Che si insaporisce con l'acciuga. Allora, olio extravergine di oliva, aglio e peperoncino. Spaghetti. Oh, una volta che si dora l'aglio, adesso dobbiamo mettere il sugo. Ecco qua. Appena si piegano nell'acqua, deve proseguire tutta la cottura nella padella, vedi? Ecco qua. Mo le lasciamo stare, ogni tanto dobbiamo girare e staccare finché si asciuga e raggiungiamo la croccantezza. Siamo quasi per raggiungere l'obiettivo. Hai visto come sta raggiungendo la croccantezza? Stai con lo chef Lolitro, Vincenzo, il re dell'assassino. Va bene così. Solo qua, l'anno prossimo faccio 50 anni. Solo qua. Allora, l'assassina è nata qua. E io la faccio da 50 anni. Lo spaghetto all'assassina. Il mitico spaghetto all'assassina. A 9 anni, facevo già questo, 9 anni. Perché ho perso papà subito, allora ho dovuto uscire subito a lavorare per aiutare la famiglia. Il gratè con pane grattato, formaggio, prezzemolo, pepe e aglio. Allora, l'ingrediente, patate, zucchina e cipolla, questa qua. Iniziamo con la preparazione. Olio extravergine di oliva. Adagiamo la metà sotto. Sale,
pepe e formaggio. E una spolverata di gratè. Olio. Mo' ci mettiamo al centro le cozze. Queste belle vengono girate così il riso andrà adagiato sopra. Questa è l'acqua delle cozze. Adesso il riso. Belle, coperti tutti di riso. E adesso facciamo lo stesso condimento che abbiamo fatto sotto. Di nuovo formaggio. Un po' di gratè. Un goccetto di olio. E un pizzichino di pepe. Adesso l'altra metà adagiata sopra. Pizzico di sale, pepe e formaggio. E l'ultimo. Il pane grattugiato col gratè. Pizzico di pepe, alla fine un goccetto d'olio. È la mitica tortiera la barese. L'acqua fino all'orlo dove ci sono le patate. Ecco qua. Fino arriva, dove arriva le patate, il condimento, arriverà l'acqua. Adesso un bollicino e lo mettiamo nel forno. Adesso deve proseguire la cottura. Sì. Ecco. E questa è la mitica rissa patate cozze, o la teglia alla barese, come preferisce chiamarla. Ah. Vieni qua, che così firma Nicola. Ecco, voi riso, patate e cozze. Al primo piano lui, guarda, guarda. Io cuoco una quarantina d'anni. Girato Madrid, Barcellona, Lecce, Foggia. Praticamente qua mi hanno più Si prendono le cimette e lo stelo si butta.
Questo è l'altro piatto barese, orecchiette rabe. Orecchiette rabe. Le acciughe per fare delle orecchie terrate, poi vengono pulite, belle spinate, messe olio extravergine di oliva, aglio, acciuga, un po' di pane grattato, poi mettiamo la pasta. Così si insaporisce con l'acciuga, con l'olio e l'aglio. Un zucchero di pepe e il piatto è pronto. Basta avere un po' di tecnica. Queste le facciamo col pan grattato, prezzemolo e aglio e formaggio. Baccalà in lungo, olive, carote, cipolla, sedano e olio. E sugo, pomodoro, quello là che fa la cassola. Questa è acqua e limone, mettere i carciofi, facciamo carciofi fritti. Questi qua. Segreti della questa è la linguina ai scampi. Risotto e carciofi, formaggio ed è pronto per servire. Ecco la pizza di cipolla. Questo è il mio uno. Olio extravergine, aglio, sempre far dorare l'aglio,
scampe, gamberetti, tagliatelle e le vongole. E poi ci mettiamo tutti i due. Questo è l'ingrediente per il risotto ai frutti di mare. Un pizzico di pepe e un pizzico di prezzemolo. E lasciamo cuocere. Come soffrisce tutto il frutto di mare, facciamo proseguire la cottura tutto nel risotto. Allora, in ultimo, pepe, prezzemolo, un po' di parmigiano nel risotto. Alla fine, quando sta per uscire. Ok, ora dobbiamo fare cavatella ai frutti di mare. Mo olio, aglio. Questo è tutto l'ingrediente per fare i cavatelli. Pepe e prezzemolo. Questo il sugo non lo vogliono, lo vogliono in bianco. Ecco qua, mettiamo vicino, così si vede di qua. In ultimo pepe, prezzemolo e basilico. E un goccetto di olio extravergine di olio. E via, Nino! E lo vuoi tu? Poi il risotto e qualche